zan zan. Dove andiamo oggi, Teodoro? Teo, non è un bel comportamento questo. Voglio prendere il volo. Molto molto in ritardo, scusate. Se ce la facciamo, ci vediamo se mi lasciate giù. La gira è stata veramente dura. E va a vincere una birra? Porca. L'ho proprio vinta. Siamo arrivati all'aeroporto di Lisbona. Abbiamo preso i bigliettini della Subway. Quindi invece di prendere il taxi. Oh, click. Fa non piacerti la metro? Guarda che bello il seggiolino. Sughero. Aspetto a Cracovia, dove ci chiedevano ogni due passi se volevamo delle donnine. Qua ci chiedono se vogliamo da fumare. Ciao. Marijuana, vedi? Yes! Il soggiorno con una vista magnifica sul niente. Siamo arrivati all'Elevador. Vabbè, adesso lo andiamo a leggere. Inaugurato nel 1902. Braca do Comercio. Ora Teodoro stava cercando il mercato. E c'è il mercato da Ribeira. Cosa mangiamo al Time Out Market? Grazie italiani che non avete applaudito l'atterraggio, perché io ho guadagnato una birra. Penso sia del baccalà con delle patate. Crocchettella, però senza la maio. Teodoro, cosa stiamo mangiando? Pastis de nada. De natta. Cosa sta succedendo? Com'è, Teodoro? È buono, no? È buono. Fammelo vedere. Bello. Io secondo me domani mattina ne mangio un container. Paccano. Aspetta, aspetta, ce l'ho. Ce l'ho sto giro. Por favor, Deutsche Gigia Copo del cioccolato. Eh? E poi scopo cioccolato. Teodoro, siamo in attesa che ci venga a prendere Sebastian. Il mio telefono non va più, non so perché. Non male finire 10 giga dopo un'ora. Ciao Zibi! Ciao! È arrivato direttamente da Monaco di Baviera. Sebastian, saluta i ragazzi, Sebi. Ciao ragazzi. Obrigado! Ma che bello il pastéis du port. Costa di sardine. Sa Dio, per andare a Tony se vanno bene. Sono simpatici qua, perché non riempiono neanche i bicchierini fiori, lo portare fuori, è bellissimo. Non ho capito perché hai preso le tequila, sono le 6. Vabbè. Abbiamo ordinato 3 gin tonic, ma i ragazzi hanno detto no, prendiamo anche 3 margherita. Tegno, non ce n'è un motivo. No, you know what the best thing is? She's like, he's so fucking ugly. There's nothing I can do. Bellissimo. Good, good, good. Carlo. Nostro amico Pablo. Carlo Escobar. Buongiorno. Mi fai un commento sulla serata di ieri? Guarda, io non so, perché qua in Portogallo tutti i locali alle 11:30 chiudono, cioè è così inspiegabile. Minchia, quell'uomo mi ha distrutto la vita ieri. Mi ha distrutto la vita, Sebastian, sei un maledetto. Siamo sul nuovo set del film della Marvel. Spider-Man che si è mangiato Mary Jane. Sarà quei 120 kg di Spider-Man. Oggi c'è il sole pieno. Siamo arrivati a fare colazione alla confetteria nazionale. Stiamo andando verso la costa di Caparica dopo essere stati rapinati dal parcheggio per neanche 24 ore. Ci ha chiesto 52 euro. Nein, mein dono kapitän sprück über Führerschein. Beh, sono strani i tedeschi comunque. Miami. South Beach, bringing the heat, Can y'all feel that? Can y'all feel that? Ho detto, ma mi piacerebbe prendere una di quelle caraffe di Caipirosca al maracuja. Arrivato. Sebastian, sei un criminale. Ora, abbiamo chiesto, Sebi, ma non hai ordinato una caraffa di Caipirosca? Cioè sì, però prima ho ordinato il vino, per la felicità del nostro amico. Voglio bere... Io devo essere via con due idrovore che vogliono bere anche l'acqua dell'oceano. Bread, close by. No, no, the dai, salt, dai. The salt and the lemon. Non ce l'ha portato, è vero. So, guys, enjoy, ok? Enjoy, enjoy. Our cast, thank enjoy. You, thank you. Era proprio quello che volevo fare oggi. Schifo. Diario di bordo. Abbiamo veramente qualcuno di impegnativo qua. Il tedesco sta pescando coi bibbi. Stupide bibbi. Caccia le stupide bibbi in acqua, frate. Oppala. Bello quello. Serraghi. Dire
ragazzi hanno esagerato con il bevere. Però Sebastien. Abbiamo un ferito a bordo. All ages and races, real sweet faces, every different nation, Spanish, Haitian, Indian, Jamaican, black, white, Cuban or Asian. I only came for 2 days of playing, but every time I come I always wind up staying. Just the type of town I can spend a few days in. Miami, the city that keeps the roof blazing. Party in the sand where the heat is on, all night on the beach till the break of dawn. Welcome to my Abbiamo perso sfortunatamente componente. Un componente della ciurma. La guerra fa vittime innocenti. Adesso sono arrivati i canolicchi. Anche gli aglio. Si chiamano gli agliolicchi. Ma che roba, che martelletto. Ora abbiamo preso anche questi bagagli qua. Che finalmente assaggiamo i persebes. Imperiale. Gamberetto piccolino. E ne abbiamo preso anche una porzioncina di gamberetti. Terzo giorno. E andiamo in direzione Sintra. E Sintra vede il mare. Mario, che sei là? C'è l'accesa che abbiamo anche, c'era lì dietro. Bisogna parcheggiare. Ah, oh, la mille foglie, ciao. Sì, all'Empranz che schi, però. Cosa potrebbe essere? Come San Francisco. È San Francisco. Bellissimo, siamo arrivati alla fatica. Palacio Nacional de Sintra. Questa è la vista. Questo è il castello de Monte Grosso. Stavamo chiedendo che posizione rivestì il Portogallo nella seconda guerra mondiale. Io mi stavano capendo come fare i pasticci di nata. Curiosità del giorno. Il Portogallo era in possesso di metà del nuovo mondo. Il portoghese è la lingua ufficiale in più di 9 stati al mondo. Sono Portogallo, Angola, Sao Tome, Angola, Brasile, Capoverde, Angola, Mozambico, Angola e la Guinea Equatoriale e altri due che non riesco a leggere il nome perché sono troppo strani. Portogallo è il paese più vecchio d'Europa. A Lisbona c'è la libreria più antica del mondo. Ha il ponte più lungo d'Europa. È il ponte 25 d'Avril. Fa sconfine del ponte tibetano più lungo in Portogallo, l'albero, non dice che albero è. Dice solo che è il più grande d'Europa. 73 metri, bello. Più alto della Statua della Libertà. Il minuto di silenzio fu inventato in Portogallo. Ha subito uno dei peggiori terremoti d'Europa. Il primo paese al mondo ad abolire la schiavitù. Prendo il Gran Premio del Portogallo. Alla guida Sebastian. Io spero vivamente che sia un senso unico. Oh. Ma c'è l'autobus. Fa una fatica bestia che sembra che stia tirando su delle mucche. Ho fatto anche un po' di hiking. Qua c'è Bonnie. E ce l'abbiamo fatta entrare. Stupidi portoghesi. Dobbiamo arrivare là. Sembra di essere a Disneyland. Mi devo chiamare il maglione. Guarda la porta di Brandeburgo, sai, ti senti a casa qua. Dove siamo, Matteo? Palacio Nacional de Peña. Ah, era il tenente Peña. Il tenente Peña di Narcos. Di Narcos. Bene, mi sembra un buon momento per far volare anche il drone. Terrazza panoramica. Vai, vai, che sembri Rapunzel. Cioè, mi ricordo a Monaco quando siamo andati sulla torre che... c'ho un po' di strizza. Beh, ho paura. Quindi non volete vedere le camere da letto? In questo lato qua. Guarda che sembra un Riad marocchino. Curiosità del giorno, il Portogallo ha avuto molta influenza marocchina. Questo qua è la tua vetrina, Matteo. Vieni, Matte, c'è la nostra stanza. Sopra, vedi che ci hanno messo qua sopra. Siamo arrivati a mangiare al Mulino a Vento, sembra di essere andati in Grecia. Al Moinho Dom Quixote. Vi faccio vedere anche un po' com'è la vista. Qua c'è l'oceano, qua c'è la gente. Doggy, è arrivato il cibo. Siamo arrivati al faro di... Quello là. Ma che puttana. Ma che bella vista che ci abbiamo. Signori, là c'è l'America. Molto in là però. Ho fatto una delle cose più trasgre di sempre. Cioè, se è forbidden, perché c'è il sentiero? Beh, devo dire che ne valeva la pena, eh. Anche te, Matte, sei super coraggioso, vedo. Evergrill, la traffa in culo. Ha perso Sebastiano di nuovo. Allora, siamo scesi in questo anfratto, non per un motivo in particolare, semplicemente perché ci stavano pisciando addosso e non ci sono bagni o locali. We'll be right back.
Ultimo giorno, Carmo Convent. Aia, porco me. No, aspetta, ho perso un braccio. Dillo, dillo che è bello. Carmo Convent. Bello. Abbiamo speso 5 euro per farci la foto dove? Tanti opere d'arte che appartenevano a antichi edifici ormai estinti. I lavori per costruirlo in uno stile... Guido, ma che bello. Ma che ci sono anche le pecorelle. Ciao, pecorelle. Possiamo fargli il video. Che cos'è quello, Matteo? È l'elevador più antico di Lisbona. Siamo arrivati alla cattedrale. Vedete dalla forma tipica con queste due torrette. Curiosità del giorno? È stata molto influenzata dalla Francia. Picture che viene fuori qua. È costruita in stile romanico. No, no, questa è la capra, questa è la capra. Ma non è una capra, quello è un cane. Raga, questo è un cane. I balconi qua hanno tipo una larghezza di 30 centimetri, quindi tipo Sebastiano con il suo 47 e mezzo di piedi. Con lo sfogo sul veolo. Ci siamo fermati a pranzo in questo Floresta de Scadignas. Obrigado. Obriga. Come buon appetito, solo uno. Arriva l'altro, guarda che bello che è. Quid. Secondo me è la zona bene. Matteo, questo non la possiamo assolutamente mettere. Matteo, cosa l'hai pagata? No, no. Matteo, adesso vado giù, spacco tutto. Fammelo vedere? No. Fammelo vedere. Fammelo vedere. Fammelo vedere. Meglio di no, perché sennò vedremo un mezzo. Tornati a Betlem per prendere i pastéis. I croccali! Occhio ai croccali che ci mangiano il pastéis de Belém. Ok, proviamolo. Siamo arrivati al monastero di Geronimo. Pensato principalmente all'architettura spagnola. Spagnola? Spagnola, spagnola. Imponente, molto bianco pure. E questo invece è il Pedrao de Dos Descubrimentos. Che è questo zavaglio qua gigante. Devo prendere la birretta. Siamo in aeroporto. Grazie. Carlo, saluti i ragazzi. Ragazzi, io, mi raccomando, sì, seguitelo. Ma che seguitelo? Accettate i suoi consigli sempre. Evitate quelli di Sebastian.